Immagini di giubilo per Corso Amendola. Festanti supporters del neo sindaco Peppe Canfora lo hanno portato in trionfo verso Palazzo San Francesco, sede del comune faro della cittadina dei Sarrastri. Era dato per vincente già dallo scorso anno, quando aveva deciso di ritornare in campo per riconquistare la fascia tricolore che era stata già indossata nei primi anni 2000. Giuseppe Canfora ridiventa quindi sindaco di Sarno dopo 13 anni, approfittando di un centrodestra più forte sui numeri ma meno coese nel suo modo di presentarsi, imploso sotto il peso delle sue molteplici facce. Canfora spiazza il suo rivale Antonio Crescenzo e si siede sulla poltrona più alta di Palazzo San Francesco. A poche ore dallo spoglio i risultati parziali lo confermavano il nuovo sindaco con il 65% contro il 35% di Antonio Crescenzo. Canfora è stato sostenuto dalle liste civiche Impegno e Passione e la sinistra. Oltre che al PD, Canfora ha confermato il risultato del primo turno e addirittura lo ha migliorato vincendo nella città che negli ultimi 11 anni era stata roccaforte del centrodestra. Anche questa volta Antonio Crescenzo non c'entra il suo obiettivo.